C'è l'individualismo, ma allora, benissimo, ti no? Ti voglio far sentire Fusaro contro Saviano, bellissimo. Ecco, no, questo devo dire, Saviano ha risposto in modo eccezionale. Saviano ha detto che lui è una specie di finto filosofo. No, ha detto una cosa molto più divertente, che è finto filosofo. Gli ha risposto col linguaggio che si merita. Vabbè. Che si merita il signor, il cosiddetto filosofo. Ma qual è il punto? Fusaro. Non ho capito. Fusaro ha le sue idee, perché lo devi denigrare? Quando l'ho letto, le sue, ecco la macchietta della filosofia, scrive Saviano. Sappi che inventare ridicoli neologismi non trasforma le cazzate in scienza. Cazzate sono e cazzate restano. E invece applauso, le sue? Saviano. Ma che applauso? Applauso. Ma che questo è la regia che è applauso. Dalla regia la corte che è connivente con Parenzo mette l'applauso a Saviano. Ma ecco, ha detto una marea di cazzate. La filosofia. Sappi Fusaro, che inventare ridicoli neologismi. Roberto Saviano è l'intellettuale di punta del pensiero unico dominante, colui il quale viene reclamizzato a reti unificate come le saponette o i deodoranti, di modo che le plebi in balia della globalizzazione, pauperizzate e rifeudalizzate, accettino silenziosamente le proprie catene acquistando quotidianamente la merce mediatica che viene loro spacciata. Questa riesce, deve fare la polemica con Saviano e riesce a fare la supercazzola pure qui. Una cosa pazzesca. Dimmi che non ha ragione. Cioè, ha detto che praticamente è reclamizzato come le saponette deodoranti, una specie di merce per le masse. Non ha tutti i torti, però, se uno lo va a vedere, è una supercazzola. Perché ormai lo si vende come al supermercato, già è scontato. Ma quello che Emanuele dice. Severino è un filosofo. Giù il microfono. Deve tutelare, non deve creare allarmismo. Faccia pure le sue politiche, ma Todo cambia. Fermi tutti, abbiamo con noi forse il protagonista di una delle grandi polemiche del giorno, caro David. Il filosofo della zanzara attaccato da Saviano. E io sono con lui. Tu sei con Saviano, invece, lo hai detto prima. Dubbio alcuno. Sei con Saviano, senza lo hai applaudito, lo hai vezzeggiato. Senza dubbio. Mi hai come alcuno. Al solito lustrato le scarpe, come al non solito. Non ne ho bisogno, ma caro bisogno. Diego, sono con te. Sono con te, Diego. Grande. Ma perché io che approvo Saviano, lustro le scarpe a Saviano, e tu invece che approvi cosa non lustri le scarpe a Fusaro? Ma no, perché è diversa la cosa. Io spesso sono in contrasto con Fusaro, tu invece sei sempre a favore di Saviano. Ma oggi per quale filosofo, motivo? Filosofo, come andiamo? Caro saluto da Diego Fusaro, tutto bene cari amici, tutto bene. Allora, caro Fusaro, reduce da una tenzone con il turbo mondialista e arcisorosiano Roberto Saviano che si è letteralmente adirato. Ma non possiamo parlare in modo più normale, ecco perché si è adirato. Ma un intellettuale deve parlare in modo normale. Tenzone, cioè la dialettica. Ma parla così, è giusto che parli così. Ah, adesso è giusto, la tenzone. Ma è il suo linguaggio, è il suo linguaggio. È la veterolingua. Ma quale veterolingua? Vetero cazzate, un modo di parlare per pigliare per il culo. Mi dispiace, lei usa la iscrologia e il turpiloquio. Questo ma non quale le giova turpiloquio? E non giova agli ascoltatori. Ma giova sti cazzi, giova. No, perché caro professore, chiamare lei la veterolingua di Dante, di Petrarca e degli spiriti magni della nostra gloriosa tradizione. Ma perché deve riempire i suoi poveri messaggi di parole altisonanti? Poveri, amico mio. Perché se lei le dicesse in modo diretto, sembrerebbero delle normali cazzate. Ma non si scomponga, no, ma male alla salute. Fusaro, si ricorda cosa filosofo, accade a Di Pietro. Non vorrei che accadesse anche a lei. Beh, no? È il coccolone, però mantenga scusa. Una compostezza. Ma io mantengo una compostezza parassica. Allora, lei, però, mi scusa. Spiega perché non può dire le stesse cose. Ma in modo a fare i suoi, fallo in parlare come male. Anziché fare delle super cazzole per sembrare erudito. Ma mi spieghi lei? Mi spieghi lei perché? È una forma di reazione ponderata alla neolingua mercatista alla quale io reagisco sobriamente e socraticamente con la veterolingua italica, con parole ricercate, con ma Umberto Eco parlava così? Umberto Eco parlava così, no? Molto molto come ma non diceva ste cazzate, non usava ste parole tutte così apposta per dimostrare e sbrodolare una cultura. No, però allora io torniamo alla cosa, caro Fusaro, torniamo filosofo, sì. Io sono con lei in questa tensione, sono assolutamente con lei in questa tensione, perché non sopporto le cazzate. Le cazzate non sono quelle che dice Fusaro, che possono anche essere definite delle stupidaggini, possono essere anche combattute, sono quelle che ha detto Saviano all'altro giorno da Floris, tutte delle puttanate pazzesche. Ma che dice? Smentite su tutti i fronti, su ma tutti i fronti. Ma più che altro la cosa buffa e curiosa è stata che
dal suo sontuoso attico di Nuova York. Ma cosa c'entra? Noia Patrizia ha pontificato sull'esigenza di accogliere nuovi migranti con umanitarismo. No, ma scusi, ma mi spieghi, ma perché lo attacca per la casa di New York? Lei non ha una casa? Ma lei non ha una casa? Ma perché deve essere sontuosa? C'è mai stato? È questa che è una stronzata. Cioè attaccare Saviano non nel merito, è denigratorio il modo in cui lei lo dice. Come dire che siccome lui ha una casa a New York sontuosa, è distante dal popolo. È un argomento del cazzo, professore. Se lo faccia dire in modo diretto. Ma non mi dire un cazzo. È un argomento del cazzo, però il suo sontuoso attico a Nuova York è un argomento stupido, no? Intellettuale, è un argomento idiota, idiota. Epicurea. Esatto. Ma non c'è nessuna atarassia epicurea. Lazeliosas, fermi tutti. Voglio complimentarmi invece con il filosofo della zanzara Diego Fusaro per aver utilizzato questo grande argomento, questo strepitoso argomento che un signore pontifica. Lei ha aggiunto anche giustamente, essendo un filosofo, dal suo patrizio, com'è che ha detto a proposito del sontuoso attico di Nuova York con noia patrizia. Dopo aver pontificato in casa con la sua scorta, avvolto da questo torpore sonnolento da chi ha pontificato. Ma che stupidaggine! È stupendo, aspetta, ma perché noi ci immaginiamo dopo aver argomento giù un attimo, aspetta, fermo. L'hai già detto la tua, fermo. Allora, lì la cosa è questa: noi ci immaginiamo, caro filosofo, il signor Saviano, e mentre prende magari un aperitivo con degli scrittori, ma che strozzata, negli attici. Perché lui non prende aperitivi, Fusaro? Non prende ma aperitivi. Ma io non io faccio l'aperitivo categorico. Non ha una casa di proprietà campiano. Con tutte le stronzate che dice, con i diritti dei suoi libri, non si è comprato una casa? Io sontuosa. Che lei rischi l'infarto, amico non mio, rischio nessun infarto. Mi dica quanto guadagna con i suoi cazzi di libri e se si è comprato una casa. Ma perché? Sontuosa o non perché? Sontuosa? Ma che me c'entra? Me lo dica in modo aulico. Quanto guadagna sto cazzo di Fusaro per dire ste minchiate? Quanto? No, voglio sapere quanto guadagna il filosofo atarassico dei miei coglioni! Ma lei ha superato anche Di Pietro nell'Ira Funesta. Allora, ma non c'è nessuna Ira Funesta. Lei mi deve dire. Ma non fa il terzo mondista, però, come Saviano. Non fa il terzo mondista. Allora, abbiamo capito. Amici, quindi il discrimen è aspetta, questo. Aspetta, giurato, fammi capire. Spiego tosto le mie ragioni. Tosto, allora, cioè presto, il signor Saviano, che da tempo incarna e rappresenta il pensiero unico mondialista e turbocapitalista, ancora una volta ha sostenuto che si tratta di accoglienza, di integrazione, esatto, ha taciuto il fatto che in realtà i processi di immigrazione di massa sono processi di deportazione di massa di nuovi schiavi a beneficio del turbocapitalismo che potrà sfruttare questi esseri umani. E perché lei ha aggiunto dal suo attico di New York? Perché ha aggiunto questa postilla che ha fatto adirare il parenzo? Adesso parlo con per lei. Per sottolineare che si è creato un oiato, vorrei dire, tra le masse popolari super sfruttate e sottopagate da una parte e dall'altra gli intellettuali dominanti che sono parte dominata della classe dominante. Questi signori intellettuali, glielo spiego subito, sono parte della classe dominante perché hanno un capitale culturale, ma questo capitale culturale debbono pur sempre venderlo ai dominanti e quindi il capitale culturale dovrà sempre lei l'ha paragonato anche a un deodorante, cioè una merce che si può acquistare. No, ho detto questo, ho detto che questi intellettuali vengono reclamizzati dal mainstream dominante, perché lui invece non va in televisione, come se fossero saponette o deodoranti. Perché lui invece non va in televisione, perché lui non va a reti unificate in televisione. Io niccianamente nuoto contro le onde, amico mio. Non ma quali cazzi di onde? Ma quali onde che vanno ai salotti televisivi a parlare in questo modo? E la invitano io per primo per sentire queste stronzate. Cavalca strenuamente, giovandosi dell'appoggio dei signori del mondialismo che foraggiano pure il fatto che lei cavalchi queste onde con il suo pensiero allineato con l'ordine simbolico egemonico. Lei è l'intellettuale, però chiedo scusa se ho usato questa parola perché non la considero tale, al servizio dei populisti. Meglio che essere al servizio dei mondialisti ben retribuenti. Almeno allora io agisco in buona coscienza e
è stato definito la difesa delle classi subalterne. Ah, lui difendere delle classi popolari. No, per difendere le classi subalterne, professore. Ah, l'intellettuale cosa fa? Non sorseggia mai aperitivi, eh? L'aperitivo al mare. Io sorseggio di cantiana memoria. Quindi non sorseggia, legge, studia e fa l'intellettuale di riferimento del popolo. Galimberti è un filosofo. Galimberti. Lei continua a porsi come un ortopedizzatore cosmopolita come? Delle classi dominate, ortopedizzatore, di modo che esercettino il dominio. Che scusi, però adesso devo chiudere, poi riprendiamo per qualche minuto perché questa conversazione è molto interessante. Ma lei adesso, per esempio, è in compagnia di quella bella figa con cui la vedo spesso, perché questo è importante, perché Saviano, per essere all'altezza di Saviano, bisogna essere sempre accompagnati da belle fighe, ti ricordo, caro Fusaro. Io guardi, in questo istante sono inter Ligures, in Liguria, con Hegel e il Plato. Sì, a quei quali trascorrerò la mia serata, sì, leggendo e alienandomi, bravo, dal pensiero unico dominante che invece verrà, ecco, bravo, si alieni, poi mangerà battente. Una volta che ha letto, fermi. Si è alienato David. Allora vogliamo ricapitolare questa tensione, questo scontro epico. Aspetta, chiedo scusa. No, devo dire questo. Chiedo scusa se per caso mi sono in qualche modo adirato e ho usato toni alti. Ma voglio chiedere all'amico amico mio. Grazie, professore. Voglio chiederle però molto pacatamente una cosa. La questione. No, voglio chiedere pacatamente una cosa. Professore, visto che tutte le volte che lei si collega con noi dice che studia lo Hegel, quante cazzo di volte lo ha letto? Sto Plato e sto lo Hegel, basta. Sempre con la grande vita è calma, con grande calma, sempre con una rilettura, bisogna sempre da capo rileggere. Sì. Vabbè, i tedeschi dicono immer wieder, sempre di nuovo, bravo, lenta e solerte continuità, senza ambagi e senza mai arretrare. Sorseggiando del vino bianco, vero, nel suo attico. Ma non c'ha nessun attico, non ha perché gli chiedi quanto guadagna il professore? Quanto guadagna? Voglio sapere quanto guadagna. Ma che te ne frega te voglio quanto sapere, guadagna? Visto che dice che è quello c'ha l'attico, voglio sapere, qual è il suo reddito annuale, professore? Con le sue supercazzole quanto guadagna, perché voglio imparare da lui. Quanto guadagna? Ma io non guadagno assolutamente. Il suo reddito annuale quanto ha? Quindi lei a spese di chi? Assolutamente. Che nulla tenente, scusi. Prende il reddito di cittadinanza. Assolutamente, vivo alla maniera cinica. Gli antichi cinici, come Diogene, cinici? Colui quale ma quale Diogene potere? Con la lanterna? Quale Diogene? Esatto, basta Diogene, nessuna lanterna. Lei ha la luce. Il proletariato greco. Ma quale proletariato greco? Come cazzo vive, professore? Questo me lo deve consentire. Non è lei, professore. Io sono per lo euzen, per il vivere bene, come diceva Aristotele. E tutti, non che è c'entra? Il denaro che rende felice. Ho capito, ma lei avrà un reddito. Farà la spesa. Avrà un reddito lei, no? Avrà un reddito. Ma certamente. Certamente. A quanto ammonta il suo reddito? 30.000, 40.000, 50.000 l'anno? Che ne so? Queste sono domande. Ma no, lei riguardano è un uomo pubblico ormai. È un uomo pubblico. Quale comunità? Un uomo pudico più che altro. Ma quale pudico? Se lei fa le pulci a Saviano per il suo attico a New York, Patrizio, allora qualcuno le chiede: il professore, scusi, di che cazzo vive? Ha una casetta, un monolocale nelle Ligurie, nell'Etruria, nel cazzo di Postumia, non lo so dove. Per ogni regione, no, scherzi a parte. Vedete, la differenza intanto è che io non pontifico con noia patrizia dicendo... No? No, assolutamente, io pontifico con vibrante pathos contro i signori professore, la domanda è molto è semplice. Lei, scusi, Lei, caro filosofo, ha un reddito annuale, no? Però ma avrà un reddito basso rispetto a Saviano, questo è importante sottolineare. È molto importante. Non lo so, perché non so quanto ammonti il reddito di Saviano e non mi interessa neppure. Sono però scrive della sua casa. Allora, cioè, ragazzi, se uno ha la casa a New York non può difendere i migranti, questa è la sua idea. Con noia patrizia dal suo sontuoso attico di New York. Allora, ripetiamo, io non so quello nemmeno se abbia un attico. Ripetiamo, so che quello è stato intervistato. Ripetiamo, sì, ce l'ha. Ripetiamo quello che è avvenuto. Allora, frase, un pensiero del professore qui presente, del filosofo della Zanzara, Diego Fusaro, che ha scritto: accogliamo, integriamo, moltiplichiamo i fenomeni migratori. E dopo siffatte parole se ne tornò con la sua scorta e avvolto dalla sua scorta noia patrizia, perché minacciato dalla criminalità nel suo organizzata sontuoso attico di New York. Nuova York, di Nuova York, sì. Ha detto
una cosa che poteva dire Storace. Aspetta, aspetta, fermo. L'avrebbe detta meglio. Credo che Storace usi la veterolingua italico dantesca. Allora, Saviano risponde. E l'avrebbe detta meglio di lei. Saviano risponde: eccolo la macchietta della filosofia. Bravo. Sappi che inventare ridicoli neologismi, esatto, non trasforma le cazzate in scienza. Cazzate sono e cazzate restano. Ovviamente. Si è adirato, si è scomposto e ha perso, allora, la quiete, mi spiace per lui. Non c'è quiete. Il fatto che di macchiette, se proprio vogliamo, sì, andare a cercarne, sì, sì, forse tra i due non sono io. Ma ciò detto, no, è lui, sicuramente. Mi ha colpito il modo in cui si è scomposto, un intellettuale del suo calibro che pontifica dal sontuoso attico ancora tutte le sontuoso sere in mondo vivo. Ma lei da dove chiama, ad esempio? Vogliamo vederla, ma Socratica un par di... Allora, no? Ultima risposta, fermi tutti, ultima risposta. Di fusare il signor Saviano dal suo sontuoso attico di New York passa dalla noia patrizia alla schiumante rancura. Rancura è interessante pure, con annesso turpiloquio. Lo usa Dante, rancura è un termine dantesco. Anche il pedagogo mondialista si adira, gli mando un caro saluto e socraticamente lo esorta a una più sobria, certo, olimpica compostezza. Allora ragazzi, io chiuderei in questo modo. Io faccio un invito alle moltissime donne che ci seguono, fidanzate o anche semplici ascoltatrici, fidanzate di ascoltatori. Voi, se dovesse passare una serata per giocare anche sessualmente, con chi andreste? Con il filosofo Diego Fusaro o con Roberto Saviano? Ma quello sta con lo Hegel. Le persone che io conosco, le donne che io conosco non avrebbero dubbi, sceglierebbero lei, non Saviano. Non credo, non credo. Ma come Saviano, non pelato, credo, una cosa. Perché, ma come no? Perché il sontuoso attico di Nuova attira, York. Attira, credo attira. Ancora, ma ci può dire lei da dove chiama? Ma ci può dire da quale casa io chiama? Sono nel Savonese in questo bene, istante. Bene, Savona. Una mia amica ha subito risposto. Fusaro. Fusaro. Locus Amenus, benissimo. Ci può dire di chi è quella casa? Quanto l'ha pagata? È sontuosa o non sontuosa? Cioè, stasera mangerà scramble eggs, smoked salmon, oppure mangerà semplicemente una minestrina fatta col dado? Glielo dico tosto. Il nutrimento della mia anima sarà lo Hegel, come già dici. Vabbè, adesso però non dice un sorpreso. No, è assolutamente. Grazie, professore, grazie. Un caro saluto da Diego Fusaro ai turbomondialisti come parente. Avanti tutta! Via! Matteo da Bari, vai Matteo, vai. Ciao a tutti, volevo sapere da Parenzo che io ho sempre ritenuto una persona intelligente.